sensazioni sono, da un punto di vista personale, sicuramente positive. Uno, perché ritorno dentro un campo di calcio, questo mi dà enormemente soddisfazione. Due, perché sono in un ambiente importante, in una società storica, e dove c'è voglia di lavorare per cercare di raggiungere i traguardi possibili, che in questo momento chiaramente sono quelli di arrivare, se possibile, ad una salvezza. Qui mi pare evidente e scontato che ci credo fermamente, devo trasmettere questa mia determinazione, voglia di arrivare al risultato, anche alla squadra che ne deve essere consapevole e partecipe, e vedere tutti insieme di ottenere i risultati giusti per riuscire ad arrivare al traguardo. Ma le sfide sono sempre sfide, per cui dobbiamo soprattutto cercare di, credo che questa sia una squadra che anche da un punto di vista psicologico, mentale, debba crescere, debba acquisire più consapevolezza, più fiducia, più determinazione, più cattiveria, perché in queste categorie queste sono qualità che fanno la differenza. Assolutamente un approccio positivo, idee molto chiare e appunto è sicuramente una persona, un uomo e un allenatore che ci farà sicuramente del bene. Assolutamente, per una squadra giovane di sicuro può essere un colpo psicologico, ma a me quando si parla di squadra giovane mi viene da sorridere perché quando abbiamo vinto il campionato avevamo una media di 20, 24-25 anni, quindi il giovane che sia dai 16 come lo sono stato io fino ai 18, 20, 22, innanzitutto devono giocare obbligatoriamente in questa categoria e quindi devono essere da subito uomini preparati e si devono prendere le proprie responsabilità. Quindi il giovane sì, puoi peccare di inesperienza ma non è affatto un problema, anzi deve essere una fonte.